editoriale. Alimentato da fonti rinnovabili è l'impianto di Poggiorsini che riesce a sfruttare le falde acquifere senza sprechi con un basso impatto sull'ambiente. Ce ne parla Gianni Matera nel nostro TG Green. A Poggiorsini, nel territorio dell'Alta Murgia, un esempio da manuale di gestione sostenibile della risorsa idrica. Un pozzo profondo 500 metri raggiunge la falda dalla quale l'impianto di sollevamento preleva l'acqua che dopo i trattamenti per garantirne la potabilità arriva nel grande serbatoio del Torrino. Da qui per caduta l'acqua raggiunge le utenze servite grazie a una rete di circa 9 km di tubature. Sistemi di telecontrollo consentono il continuo monitoraggio della portata e pressione nel sistema. Variazioni anomale farebbero scattare i controlli per individuare le eventuali perdite. A non troppa distanza dall'impianto di sollevamento, l'impianto di depurazione. È progettato per i numeri della comunità che ne fruisce, ma anche se in scala più piccola, utilizza le stesse biotecnologie dei grandi depuratori. Sono i fanghi attivi, contenenti masse di microorganismi aerobici, ad occuparsi dell'ossidazione totale dei contenuti organici dei reflui trattati. È un impianto biologico, ci sono dei batteri che trasformano la sostanza organica in sostanza inorganica, restituiamo poi all'ambiente una parte liquida che ha le stesse caratteristiche dell'acqua che preleviamo, è una frazione solida che restituiamo all'ambiente dopo opportuni trattamenti per i riutilizzi in agricoltura. L'impianto è alimentato da fonti rinnovabili all'insegna della sostenibilità che caratterizza tutto il piccolo grande acquedotto di Poggio Orsini. E siamo agli spettacoli. Ieri sera a Bari il concerto di Joanna Peters, cantante jazz statunitense che ha